invitato il senatore Rola perché il Movimento 5 Stelle ha invece pubblicamente dichiarato che appoggia questa legge ma non intende votarla se verranno cambiati, cioè vi va bene così com'è, quindi voi avete bisogno per, insomma, per allargare la platea se non c'è il nuovo centrodestra, poi vedremo anche la posizione di Forza Italia che è ancora più variegata, del Movimento 5 Stelle, ma se cambiate troppo il Movimento 5 Stelle non vi appoggia. Qual è il vostro troppo? Cioè fin dove si arriva? Ma il troppo è che hanno stabilito l'associazione, cioè sicuramente dare una legge che non dà dei riconoscimenti reali di diritti a queste coppie, tra l'altro si parla di coppie omosessuali ma anche di coppie di fatto eterosessuali, quindi insomma gruppi che esistono, cioè questi nuclei familiari esistono nella società, non è che da domani arriveranno milioni di coppie omosessuali o milioni di coppie di fatto si sposeranno di colpo, eccetera, eccetera. Sono quei diritti che hanno un po' le altre coppie italiane, quindi sono la reversibilità della pensione, sono la possibilità di seguire il compagno durante, che so, una malattia o la compagna durante una malattia, eccetera eccetera, sono la famosa stepchild adoption, che non sono adozioni ex novo, perché il problema è che sui diritti civili da anni si fa terrorismo e lo si fa per nascondere altri provvedimenti che hanno distrutto veramente il tessuto sociale delle famiglie, ne parleremo se volete. Esatto, ci arriviamo. Lei diceva la stepchild adoption è semplicemente il riconoscimento di un figlio già esistente nella coppia, semplicemente. Quindi vogliamo creare degli orfani? No, vogliamo riconoscere che ci sono coppie omosessuali che hanno, all'interno della coppia ci sono già dei figli, e viene riconosciuto il tipo di genitorialità rispetto ai legami affettivi che già questi bambini hanno con questi genitori. Ok, quindi questi sono i punti che voi non potete. Se esatto, se si andasse sotto quello è evidente che questi non si cambiano, lo dico subito, così togliamo però sono proprio, vorrei risentire i nostri ospiti a partire dal senatore Rola. Ma allora, intanto qui si parla di crisi appunto del tessuto sociale delle famiglie, e ripeto, questa storia della reversibilità della pensione è una storia assurda, usata strumentalmente, primo perché sono pochi soldi, secondo perché sono soldi che i contribuenti hanno già versato, quindi terzo, se tutte le coppie di fatto domani, anche eterosessuali, domani si sposano, telefoniamo a voi per sapere, o alla ragioneria di Stato, se posso sposarmi perché per avere un diritto che, no? Quindi è assurda questa valutazione. Ma, sono strumenti che sono il valore della ragioneria di Stato. Posso dobbiamo fare pollaio per confondere i cittadini? No, pollaio mai. Perché siamo arrivati a telefonare alla ragioneria di Stato. No, però davvero, facciamo magari telefono a Giovanardi e gli chiedo scusa, Giovanardi, posso sposarmi? Perché magari, sai, poi allo Stato costa troppo. Cioè, noi siamo arrivati a questo punto, come il divorzio breve, eccetera, si sta parlando di cose che secondo loro distruggerebbero la realtà sociale e il tessuto familiare. Allora, le famiglie in Italia sono 14 milioni, le famiglie non arrivano a fine mese, serve un'urgenza, reddito di cittadinanza, questo è occuparsi delle famiglie. I diritti non vanno a ledere i diritti di nessuno, stiamo parlando di poche centinaia di migliaia di italiani. Mentre invece quando si deve parlare veramente di leggi e di tessuto sociale, di leggi che aiutano i cittadini, queste leggi non sono state mai votate, anzi sono state fatte delle altre leggi, perché la legge Fornero è stata votata da questi signori qua durante Monti, perché il pareggio di bilancio che devo pagare prima le banche che investire nei servizi sociali l'hanno pagati loro, e oggi ci vengono a parlare del problema di 6 milioni di euro teorici che aveva detto Tito Boeri, non lo dico io. Anche poi fare conti su questi numeri è difficile, perché la pensione di reversibilità scatta nel momento in cui uno dei due muore. Esatto. Quindi, cioè, poi andremo forse anche in pensione, grazie alla legge Fornero. Fossero anche 12 milioni o 20. Ma insomma, dai, lo Stato, parliamo dei soldi invece che potremmo destinare veramente al tessuto sociale, a ricostituirlo. La gente non si divide perché magari la gente non riesce a mettere su famiglia, perché quando fai col job sat e dai un il concetto è chiarissimo, questo abbiamo presentato un disegno di legge, mi risponda a una domanda, cose, per piacere. Allora, questo concetto è chiarissimo, la questione dei diritti dei soldi è chiarissimo. Io vorrei che lei rispondesse però a un'altra domanda, che era quella che in qualche modo indirettamente poneva l'onorevole Binetti, e cioè lei diceva potremmo regolare l'esistente, no? Cioè ma i bimbi. Dobbiamo regolare l'esistente, i bimbi già. È responsabilità del legislatore. Ok, mi fa fare la domanda, la prego. Certo. Potremmo, lei diceva, dovremmo regolare l'esistenza, cioè i bimbi che già ci sono. Certo. Ma come sappiamo è vietato rubare, ma la gente ruba, è vietato usare l'utero in affitto, ma la gente continua a farlo, perché questa industria è fiorente.
che cosa pensa che si debba fare in quel caso? Cioè nel caso in cui una volta approvata la legge qualcuno se lo fa comunque un figlio in Ucraina, in Tibet o in Bangladesh? Guardi, intanto non lo decido io, lo decidono in genere i giudici dei tribunali, perché spessissimo ci sono numerose sentenze e i giudici ci hanno chiesto di fare delle leggi proprio perché devono andare a supplire una carenza legislativa. E questi giudici lavorano nell'interesse del minore, non nell'interesse della coppia, cari signori. Quindi, se esistono delle sentenze di giudici che affidano a coppia omosessuale dei bambini, perché nell'interesse del minore rispettare le sue relazioni affettive e non purtroppo degli orfani, come volete fare voi, allora noi dobbiamo lavorare in questo modo. Ci sarà un problema di legislazione internazionale sul caso dell'utero in affitto. La legge 40 che avete fatto voi sulla fecondazione assistita è incostituzionale. Avete fatto decine di leggi incostituzionali. Ok, la risposta è chiarissima, no, tocca campana. C'è quest'altra domanda che credo sia importante. Sui diritti civili, ci scrive questo ascoltatore, nessun dubbio, sulle adozioni resta un problema di fondo. Avere un figlio è un diritto? Ricordando che l'adozione di orfani, soprattutto all'estero, è un affare, mentre in Italia è un dramma burocratico. Gli omosessuali sanno che la loro scelta sessuale non permette di avere figli, quindi il figlio che si vuole non è un diritto ma un regalo, scritto fra virgolette, che si vuole indipendentemente dal futuro del bambino. Vuole replicare? Ma guardate, sinceramente il problema qua è che questi bambini esistono. Cioè io ho l'etica della responsabilità, mi da legislatore mi obbliga, e non solo, ripeto, anche sentenze di giudici, a prendere atto che esistono dei nuclei familiari che in qualche modo hanno dei diritti, no, riconosciuti, anche se poi stiamo ancora a parlare di pensione, stiamo ancora a parlare di diritti che non hanno neanche i cittadini e di Costituzione che non viene neanche rispettata nelle sue forme basilari. La pensione, parlavamo di pensione, ma la pensione la prenderemo. Allora, questi signori, adesso facciamo passare sta legge, il governo non cadrà perché nessuno di NCD ha intenzione di mollare la poltrona, è un propaganda, e occupiamoci dei bisogni del paese veramente. Noi abbiamo parlato di tantissime cose, matrimonio, non matrimonio, intanto affrontiamo questa legge. Oggi in commissione, invece di fare ostruzionismo, NCD, visto che ha anche ottenuto parecchie cose da Renzi, sarebbe ora che si dedicasse al bene del paese, non quello degli affari personalistici, clientelari del partito. Arrivo a occuparci dei veri bisogni del paese, ma andiamo avanti questa legge che andava fatta almeno 20 anni fa. Dice così, andiamo avanti. E poi ci occupiamo di tutte le famiglie italiane, che sono 14 milioni, eterosessuali, omosessuali, perché sono italiani. Campana e poi Binetti per